Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute, bentrovate, come state? Spero bene. Cosa fate di bello? Spero tantissime cose. Spero che insomma vi state divertendo, c'è l'estate, la bella stagione, fa caldo, sì lo so, fa molto caldo, però insomma, vabbè, l'estate porta sempre un'energia meravigliosa. Io amo comunque l'estate. Allora ragazze, siamo qui nel nostro messaggio del giorno. Ho preparato come di consueto le mie carte. Nuovo giro, nuova corsa. Abbiamo i tarocchi celtici. Per l'indicazione abbiamo le carte gialle di Zaira, che sono le cuginette delle famose carte verdi. Abbiamo gli angeli, le risposte degli angeli. Abbiamo i tarocchi della New Vision, i tarocchi dell'Indovino, le sibille francesi, i tarocchi solo arcani maggiori, tarocchi moderni, abbiamo le sibille italiane, le carte oracolari di Helen e le sibille di Nostradamus. Allora ragazze, io come sapete inizio subito a mischiare le carte e ovviamente vi voglio dire che sono interattivi collettivi, lo sapete. Devo dirlo obbligatoriamente, magari voi che mi seguite tutti i giorni lo sapete perfettamente, però io devo sempre tenere conto che tante persone si possono, diciamo, affacciare per la prima volta a questo genere di video ed è necessario che io possa dire questa cosa. Quindi sono interattivi collettivi generali che non possono assolutamente risuonare su tutti. Però se siete qui, se avete aperto questo video così in maniera casuale o anche volutamente, qualcosa l'universo vi deve fare arrivare quest'oggi. Ora, il messaggio del giorno non è soltanto il messaggio che vi deve arrivare oggi, che riguarda solo oggi e finisce là. No, no, proprio per nulla. È un messaggio che potrebbe anche essere un messaggio che vi deve arrivare oggi, che magari si svolgerà oggi, ma soprattutto è un messaggio, un qualcosa che voi dovete sapere oggi, che può riguardare qualsiasi aspetto della vostra vita, quindi lavoro, professione, sentimenti, qualsiasi cosa, o a parte la salute, e soprattutto, insomma, è una notizia, un qualcosa che appunto dovete sapere in qualche modo. Va bene? Poi, chi vuole avere un consulto personale, me lo chiedete, a volte non trovate i miei contatti, allora nella destra del video c'è una spunta, quindi aprite questa spunta, escono tutte le informazioni relative a come contattarmi, potete scrivermi quello che vi pare o chiedere informazioni per un consulto, insomma io sono lì che vi rispondo, rispondo a tutti anche in maniera molto breve. Allora ragazze, prendiamo una carta di Helen, continuiamo. Che altro vi voglio dire? Ragazze, vi voglio dire che dovete sempre pensare positivo. Io lo so che spesso la vita non ci dà l'opportunità di pensare positive. Ci sono tante problematiche, ma la vita è proprio bella e ricca proprio perché ci sono le problematiche, nel senso. Se tutto andasse liscio come l'olio, ecco, questa è la parte un po', queste carte di grosso sono grosse, quindi mischiarne un po' particolare. Dicevo, se dovesse la vita dovesse scorrere così tutta liscia senza che nessun ostacolo, tutto, poi diventerebbe anche una noia mortale, no? Cominceremo a non apprezzare più le cose perché sapete, noi esseri umani apprezziamo di più le cose quando appunto c'è questo andare e venire, nel senso una cosa bella, una cosa brutta, una cosa bella, una cosa brutta, perché se fossero tutte belle ci stuferemo anche di questo. Insomma, invece proprio la varietà, la ricchezza della vita è proprio che insomma che non è calma piatta, no? Quindi poi attraverso le sofferenze si cresce, attraverso le difficoltà poi si capisce di più quando si sta bene, insomma, noi veniamo al mondo per quello, per capire alcune cose, per risolvere
alcune problematiche del nostro essere, no? Allora, ragazze, qui andiamo a vedere un po'. Aspettate che mi si è proprio, mi si è appannato un occhio, non so che è successo. Ok, allora dicevo, qui abbiamo l'indicazione con le nostre carte gialle, e quindi sapete, sono sempre molto anche queste. Ah, qua abbiamo due indicazioni, ragazze, eh? Qua non ci facciamo mancare nulla. O per bacco, ragazze, che indicazione molto, 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 diciamo, significativa. Allora, parto proprio dall'indicazione, ragazze. Qua dice, siamo troppo diversi, ok? È meglio finirla qui. Ora, io non so se siete voi a pensare questo, di questa persona, o di una persona, o di qualcuno che state frequentando, qualcuno del vostro passato, insomma, poi sapete voi, oppure se è questa persona a pensarlo nei riguardi vostri. Andiamo avanti. Dice, pensa positivo, guardate come il mio discorsetto ha elaborato, vedete, quando io dico sempre, pensa positivo, che ti spunta il positivo. Ora io vi ho fatto di quel preambolo della positività, di comunque stare sempre tranquille, anche se ci sono le difficoltà. Quindi la mia energia positiva e propositiva ha tirato questa carta, capite? Quindi questa è la dimostrazione che se noi ci proponiamo, ci relazioniamo con le persone, insomma le cose che ci circondano con positività, attirando questa energia positiva, ci attiriamo solo cose positive. Cioè, anche come a mo' di mantra, no? Voglio pensare positivo, voglio pensare positivo, e vi accade qualcosa. Allora, qui la carta, diciamo, dei tarocchi celtici ci parla del salice numero 42, ok? Questa carta ci parla di bellezza, di fascino, di conferme affettive e di un amore romantico. Ok, quindi amore romantico, pensa in positivo, poi viene fuori queste due indicazioni, siamo troppo diverse, è meglio finirla qui. Però andiamo a sviluppare. Qui abbiamo un asso di denari, quindi qua c'è una grande opportunità. Ok, quindi qua c'è una grande opportunità. Vediamo dove. Beh, una grande opportunità dopo un cambiamento brusco, una perdita affettiva. La torre, vedete, viene fuori la torre. Quindi questa opportunità viene proprio un cambiamento, viene dopo un cambiamento brusco e appunto una perdita di un affetto. Abbiamo la carta del trifoglio, ragazze, ma che bella questa stesa! Nonostante c'è quell'indicazione, viene qua la carta della giustizia, quindi sentimenti onesti, stabilità, sentimenti giusti, armonia nei legami. Ragazzi, una carta bellissima. La carta del trifoglio ci parla di successo e fortuna in tutto. Che bella stesa, qui c'è l'amante, l'amata, voi. Voi che amate e siete amati da qualcuno. Andiamo a vedere ancora, sono curiosissima. Comunicazioni desiderate, quindi qua qualcosa si muove. E ancora c'è la carta del serpente, quindi qua qualcosa sicuramente è successo. È ovvio per qualcuno dire siamo troppo diversi, è meglio finirla qui. Però ragazze, vi voglio dire che questa è una stesa molto 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 positiva, nonostante qualche carta dubbia. Allora, la carta del serpente di che cosa ci parla? Ci dice che un'insidia o una calunnia che si è tramata o si sta tramando, poi sapete voi, no? Passato, presente, futuro, lo stabilite voi, nel senso a secondo della persona che riceve il messaggio. Quindi, quindi insidia o calunna che si sta tramando o se è tramata a vostro danno, state in guardia per non cadere nella rete, ok? Allora, qui sicuramente, ragazze, sicuramente con questa carta della torre ci sarà stato un qualcosa. Qua si parla intanto di sentimenti, d'amore, insomma, è palese, no? Esce l'amata,
esce, insomma, delle carte che ci fanno capire questo, siamo troppo diverse, è meglio finirla qui. Quindi comunque qua c'è un personaggio o che parla, donna, uomo che sia. Quindi qua c'è stato un qualcosa, un cambiamento brusco, una perdita di un affetto. Qua qualcuno ha insidiato, ha calunniato, qualcuno si è messo in mezzo. Insomma, ai vostri danni, voi che ascoltate, probabilmente avete saputo qualcosa tramite comunicazioni desiderate. Insomma, qui magari tramite telefonate, boh, che ne so, avete scoperto che questo si parlava con qualcuno, questa. Insomma, poi sapete voi. Però, e quindi avete deciso, magari avete realizzato che siete diversi e quindi dice è meglio finirla qui. Questo potrebbe essere, ripeto, voi che parlate o la persona, ma poco importa, diciamo, si è conclusa in questo modo. Però adesso, a parte il pensare positivo della carta, insomma anche la carta del salice che ci parla di conferme affettive, di amore romantico. Quindi voi vedete come donna amata e donna che amate. Viene l'amante, quindi è una nascita, l'affetto, c'è cioè qualcosa che qua c'è e vi sarà comunicato con la giustizia, il trifoglio e l'asso di pentacoli. Qua c'è una grande opportunità, c'è una situazione che risorge, che si rigenera. Qua ci sarà una, come dire, una sorta di giustizia. Vedete, questa carta della giustizia vi farà proprio giustizia. Ok, ragazze o ragazzi? Quindi qua ci sarà questa giustizia. Ora io, siccome bene o male ho un personaggio, e qua in particolare è un personaggio prevalentemente femminile. Quindi io adesso intanto tirerò una carta. Questo personaggio femminile, questa siete voi, quindi andiamo a vedere una vostra caratteristica, un qualcosa che non lo so, insomma, può uscire fuori che vi può dare ancora di più la certezza che state, si sta parlando di voi. Siete una persona che in qualche modo ama dominare, ok? Ora questa non è che è una carta brutta che dice mamma mia questa è una manipolatrice, no, però amate anche la musica, quindi siete una persona sensibile e romantica, quindi una persona che ama dominare può essere sicuramente una persona che ha un carattere forte, questo io non lo escludo, perché poi quando viene la carta della giustizia che proprio sta vicino a voi, vedete, qua c'è qua c'è il bilanciamento delle situazioni, qua voi siete una tosta. La carta della giustizia ci parla anche, potrebbe essere di segni d'aria o comunque di persone con un grande senso della giustizia. Quindi questo è per quanto riguarda voi. Adesso siamo troppo diversi, è meglio finirla qui. Vediamo un attimo, qua c'è qualcuno che parla. Ok, mo siete voi o della persona che vi interessa, questo noi non lo possiamo sapere. Però io voglio comunque tirare una carta per siamo troppo diversi e un'altra per meglio finirla qui, per vedere, visto che c'è qualcuno che parla, per vedere un qualche altra cosa sulla personalità. Allora, siamo troppo diversi, dice, è una persona gelosa. Ok? Prendiamo l'altra, è meglio finirla qui, è anche permalosa. Quindi questa affermazione, siamo troppo diversi, è meglio finirla qui, magari questa persona o vi creava gelosia e quindi insomma voi essendo una persona un po' permalosa, un po' una persona che con un forte carattere l'avete allontanato o viceversa. È stato lui a dire questo perché è una persona gelosa, è una persona permalosa e quindi ovviamente ed è anche strategico come viene fuori qua. Dalla carta di fondo mazzo, quindi questo è il motivo per cui questa persona, magari questa persona per gelosia ha voluto interrompere la relazione perché è permaloso, magari si è ingelosito, permaloso così com'è, ha voluto bloccare il tutto con la torre. Magari ci sarà stato qualcuno che ci ha parlato sopra questo e potrebbe essere stata questa una strategia.
perché poi mi viene una risoluzione, quindi comunque questa persona già si sta preparando per dare e avere giustizia. Allora, ragazze, questo era il messaggio del giorno per voi. Io, come sapete, vi aspetto tutti, tutti, tutti nei commenti. Sono molto curiosa di sapere se ci sono dei riscontri. Va bene? Io vi saluto, anzi, vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Vi do appuntamento a domani. Mi raccomando, non mancate per il nuovo messaggio del giorno. Vi auguro una meravigliosa giornata e vi mando un grande bacio. Ciao!